gomma piuma rosa. Pagine. Attaccale. Materiali per chi ha più di 13 anni. Arrotonda. Strisce nere. Un cuore. Ritaglia la lettera. Pois bianchi. Questo elegante taccuino appartiene a Marinette. La ragazza va a scuola. Devo sbrigarmi. Ops! Attento! Oh, scusa! Marinette ha urtato accidentalmente il cameriere. Scusa, sto sognando ad occhi aperti. È caduto tutto! Chloe sta bevendo un caffè fuori da scuola. Sii più veloce la prossima volta. Marinette sta sognando di nuovo ad occhi aperti. Non guardi dove vai, Marinette! Non faresti meglio a scappare. La malvagia Chloe corre dietro a Marinette. Può nascondersi in biblioteca. Adrian sta leggendo un libro. Oh! Chi c'è? Ehi, Adrian! Hello. Stanno avendo una bella conversazione. Chloe non ha trovato Marinette. Similpelle rosa. I dettagli sono pronti. Filo rosa. Cucci. Una cinghia. Prendi una spiedina di legno. Arrotonda la punta. Metti le bacchette nelle tasche. Le bacchette preferite di Gwen. Questo locale è pieno. Gwen Stacy si esibirà stasera. Oh, vediamo. Devo concentrarmi. Gwen, ehi, unisciti a noi. Arrivo. Oh, mi serve uno stuzzicadenti. Oh no, Huggy Wuggy ha rubato le bacchette. Dove sono le mie bacchette? Cosa faccio? Oh, aiuterò Gwen. Spider-Man? Miles, torna subito. Gwen, le tue bacchette. Il concerto è iniziato. Oh, grazie, mi hai salvata. Cari spettatori, solo un minuto. Uno, due, tre, andiamo. Gwen suona meravigliosamente. Yeah, è la migliore. Il concerto ha superato tutte le aspettative. Prepara i dettagli. Crea una scatola. Usa una perforatrice. Una farfalla. Dipingi l'estremità della cannuccia. Un anello? Questo set di gioielli ha dei poteri speciali. Papillon ha in mente qualcosa di brutto. Nuru, alza le tue ali oscure! Volate, mia Yakuma! C'è molta gente alla stazione degli autobus. La nonna attraversa la strada nel posto sbagliato. La malvagia Chloe sta cercando di raggiungere Marinette. Oh, nonna! Marinette ha salvato la vecchia signora. Oh, grazie, cara. Gli orecchini volano da Marinette. La trasformazione è iniziata. Ciao, Ladybug, sono il tuo Kwame, Tiki. Adrian sta riposando in casa. Il vento soffia. Qualcosa vola attraverso la finestra. E cos'era? Oh, un anello. Adrian è diventato Chat Noir. Fantastico, sono un supereroe adesso. Cosa posso fare? Prendi i tappini. Due. Filo di ferro. Taglia. Piega e copri con la similpelle. Dipingi di blu. Il marchio. Decora con un cordino. Fodera bianca. Una rete. Un treppiede. Il suono è fantastico. Gwen si sta rilassando nel parco. Miles ha deciso di unirsi a lei. Oh, Miles! Mi senti? Miles! Gwen? Ho delle novità. Non sento niente. Oh, Miles! Il suo senso d'aragno ha funzionato. Miles! Oh, cosa? Andiamo! Il cattivo sta cercando di derubare la nonna. Ah, prendetelo! Ahia! Stai andando da qualche parte? Non ho dovuto togliermi nemmeno le cuffie. Vai via da me! L'hai preso! Sì, va tutto bene adesso. Joker è arrivato in elicottero. Lui e il suo aiutante hanno preso Gwen. Ecco la tua borsa. La tua ragazza è stata rapita! Da loro! In elicottero! Come? Non ho sentito niente! Wow, quanta argilla leggera! Forma una palla! Due metà colorate. Bordi bucherellati. I macaron sono il dolcetto preferito di Ladybug.
Amber e Wade possiedono un negozio di famiglia. Ecco un cliente. Oh no, è Joker! Datemi i soldi o ve ne pentirete. Oh, prendi tutto. Joker ha preso tutta la cassa. Chi sei? Sono Chanoir. I sacchi di soldi volano in aria. Oh, ridammeli, sono miei! Soldi restituiti ai proprietari. Non è finita. Grazie, Chanoir. Ci hai salvati. Prendi questi macaron come ringraziamento. Grazie, ragazzi, a presto. Dov'è Chanoir? È molto in ritardo. Oh! Per te. Adori i macarons. Li amo. Gli innamorati hanno passato una bellissima serata insieme. Foglio di cartone. Aggiungi un'immagine. Ritaglia i dettagli. Fissa i supporti. I girasoli decoreranno la nostra composizione. Bella zona fotografica. Il fotografo ha preparato un'ottima location per il servizio fotografico. Wow, cos'è? Volete fare una foto? Sì! Begli scatti. Più vicino. Thank you. Gwen e Miles salvano il mondo. Wow, una zona fotografica, Gwen! Che succede? Dobbiamo sbrigarci. Posso fare una foto? Miles, sei serio? Please! Oh, ok. È un modello perfetto. Quante emozioni! Oh! Piega il filo. Attorciglia. Avvolgi con un foglio di alluminio. Un pezzo di argilla polimerica. Copri la statuetta. Lavora con il pennello. Incolla la striscia. Un tappino. Bordo lucido. Colora un tappo d'argento. Prepara la ciotola. Realizza degli ugelli con il filo di ferro. Questa planetaria è indispensabile in cucina. Marinette ha deciso di fare una torta. Oh, ciao! Hello. Cosa stai cucinando? Posso aiutarti? Sto preparando una torta. Sì, c'è da montare la panna. Ok! Sembra buona. Sembra deliziosa. Posso leccare la frusta? Certo. Oh, mademoiselle. Ah, bonjour. Adrienne apparecchia la tavola. Ecco la torta. La coppia si sta divertendo tantissimo. Pezzi di cartone. Dividi in parti. Incolla. Ritaglia i fori. Fora il barattolo di plastica. Dipingi d'argento. Un tappo. Tamburo in posizione. Una lavatrice rosa. Togli il fondo. Avvolgi con la gomma piuma. Cerniere. Fissa l'oblò. Una scatola. Pannello di controllo. Mettila sulle gambe. Facciamo il bucato! Miles si sta rilassando a casa. Oh, Gwen! Oh, ciao, come va? Trova il mio costume da supereroina, per favore. Puoi lavarlo. Eccolo! Okay. Metto tutto dentro. Dove va la polvere? Oh, ecco qui. Scegli la modalità e inizia a lavare. Miles si riposa mentre la macchina fa tutto il lavoro. Oh, ha finito! Fantastico! Miles toglie il costume di Gwen dalla lavatrice. Hello? Cos'è successo al mio vestito? Oh my God. Penserò a qualcosa. Non ci si può affidare di Miles per fare il bucato. Qualcuno è entrato nel bidone della spazzatura. Wow, un gattino! Coloralo di nero. Disegna gli occhi verdi. Mettigli un collarino. Aggiungi un campanellino. Ci ricorda qualcuno. Ciao! Ciao! Che gatto meraviglioso! Ti prenderei cura di Blackie mentre sono fuori per lavoro? Oh, che carino! Prendo del cibo. Blackie si è arrabbiato. La piantina vola via. Micio micio! Guarda! Scendi di lì! Marinette ha preso il burlone. Buon appetito! Giochiamo! Come va?
Alla grande. Blacky ed io siamo diventati amici. Lascia cadere la stoffa. Una bambola. Sistemiamola. Argilla leggera. Prendine un pezzo. Avvolgi la testa. Lunghe orecchie. Colora di rosso. Un costume da supereroe. Disegna una ragnatela. Spider maialino proviene da un altro universo. Gwen e Miles si preparano a ricevere gli ospiti. Prepariamo i piatti. Si stanno divertendo moltissimo. Oh, cosa sta succedendo? C'è un buco nel soffitto. Aiuto, presto! Ah! Sono Spider maialino, da un altro universo. Il mio mondo è nei guai. Aiuto! Spider maialino manda la coppia nel suo universo. Miles, sono qui, pronto! Oh, buonissima, bella torta! È stato fantastico! Adesso possiamo salvare il mondo! Cosa nascondete, ragni? Oh, delle bellissime perle! Abbiamo il corpo. Fai le zampe. Il laboratorio di Lalilu ha creato un ragno radioattivo. Lo scienziato si sta riposando a casa. Una trasmissione scientifica. Oh, eureka! Ho urgente bisogno di andare al laboratorio. Dov'è il mio camice? Ricontrollerò i calcoli. Oh, cosa è successo? Dovrebbe funzionare tutto. Mescolerò la soluzione. Vieni qui. Il nonno tratta il ragno con un prodotto speciale. Ha creato un ragno radioattivo. È bellissimo. È velocissimo. Oh, togliti dalla mia testa. Torna qui. Oh, è scappato. E se ferisse qualcuno? Devo prepararmi. La mia testa! Che ne dici del rosso, Gwen? No! Oh, no! Troppo ondulati! Cosa ne pensi di questi? Perfetti! Questa lunghezza mi sta bene! Ed ecco le parti per il vestito! Prova la camicia! Gonna scozzese! Eccellente, sono quasi pronta per le riprese. Oh, wow. Gwen Stacy è pronta. Gwen sta girando nel parco. Let's go. Buongiorno, telespettatori. Oh no, c'è un ragno radioattivo sull'albero. Nessuno sospetta che ci sia un pericolo nelle vicinanze. Il ragno è saltato su Gwen. Qui al parco, un ragno! Mi ha morso! Gwen si è trasformata in una supereroina. Wow! Chi è? Ah, un mutante! Via, dobbiamo scappare da qui! La gente corre in preda al panico. Oh, cosa mi è successo? Gwen rilascia una ragnatela e salta in alto. Taglia un barattolo di plastica. Assembla il tamburo. Un pezzo di bastoncino. Attaccali al tamburo. Una scritta luminosa. Metti la batteria su un piedistallo lucido. Chi suonerà? Gwen si esibirà in una discoteca. Gli invitati sono già arrivati. Sei follemente bello, Joker. Batman ricorderà questa lotta per molto tempo. Gwen è salita sul palco. È ora di iniziare il concerto. Ciao a tutti! Ma nessuno le presta attenzione. Forse ora mi guarderete? Gwen inizia a suonare. Le sue capacità sono incredibili. Tutti nel club la adorano. Ancora, ancora! Antonio, chi è quella ragazza sul palco? È Gwen, si esibisce spesso qui. Il sensore da ragno di Gwen si è attivato. Qualcuno è nei guai. Prendi una cannuccia da cocktail. Ecco i pezzi di cui abbiamo bisogno. Spray. Etichette. Ecco un intero set di bombolette spray per graffiti.
le confesserò i miei sentimenti con i miei graffiti. Miles ha dipinto l'intera città con disegni con il nome di Gwen. Dovrebbe accorgersene. Mentre cammina, Gwen ha visto i graffiti di Miles. Oh, qualcuno si è innamorato di me. Miles continua a fare graffiti. È davvero innamorato di Gwen. Oh Gwen, non riesco a smettere di pensarti. Quanti colori! Mescola l'argilla leggera. Fai la base della pizza. Prepara il condimento della pizza. Aggiungi il formaggio e il basilico. Copri con lo smalto per unghie. Nascondi la pizza. Deliziosa! Miles pattuglia la città. Sembra che vada tutto bene. Il ragazzo ha deciso di fissare un appuntamento con Gwen sul tetto della casa. Manca la pizza. Ha un profumo delizioso. Miles Morales è un tipo subdolo. Ha acceso la registrazione sul suo laptop con delle grida di aiuto. Qualcuno è in pericolo. Sono qui, cos'è successo? Oh, va tutto bene, volevo solo invitarti a un appuntamento. Oh, Miles, avresti potuto semplicemente chiamarmi. Avevo paura che avresti detto di no. Gwen e Miles prendono una fetta di pizza. Mi dispiace. Questo appuntamento sta andando alla grande. Che piccolo angelo. Ecco i pezzi di cui abbiamo bisogno. Magia. Wow, bella tutina. Perfetto. Decora con un ragno. Il look del piccolo ragno è pronto. Dov'è? Ciao. Hello. Gwen e Miles si frequentano da tanto. Trascorrono molto tempo insieme. I supereroi sono follemente innamorati l'uno dell'altra. Miles adora sorprendere Gwen. Ed ecco l'anello. Sì, certo, sì. Ti amo, Gwen. E io amo te. Gwen al pancione. Ci sarà un'aggiunta in famiglia? Non vedo l'ora. La incontreremo molto presto. Miles e Gwen hanno avuto una figlia. I genitori sono felici. Kitty, è ora di cambiare look. Disegna gli occhi. Decora con un motivo. Il look del gatto ragno è quasi pronto. Non dimentichiamo il cappuccio. Kitty sta benissimo con il suo nuovo outfit. Gwen sta camminando nel parco con la sua bambina. Oh, è bello qui. Gwen ha l'udito di un ragno. Si trasforma in ragno e salva il gatto. Ecco fatto, corri. La voglio! Gwen non può dirle di no, quindi ora la famiglia è un animale domestico. Bel costume! La gattina ha acquisito i poteri da ragno. La bambina è una nuova amica. Prendi un bastoncino. Che tessuto soffice! Taglia l'eccesso. Lo spolverino è pronto. Non lascerà nemmeno un granello di polvere. La bambina e la gattina dormono profondamente. La nonna è andata a trovarle. Oh, che incubo! Hanno ricoperto l'intera stanza di ragnatele. Devono essere rimosse immediatamente. La nonna è tornata con il suo spolverino. Ora metto le cose in ordine. La nonna ha rapidamente ripulito tutte le ragnatele. Perché dovrei sprecare tutta questa roba? Dove sono i miei aghi? Ha lavorato a maglia una coperta con le ragnatele. Ciao! Oh, che bellezza! Wow. Un regalo per le piccole di casa. Le copro. Oh, come dormono dolcemente. Un pezzo di polistirolo. Limalo. Dipingi di grigio. Il logo è al suo posto. Il videoregistratore è pronto. Miles sta giocando con sua figlia. Ora il coniglietto abbraccia la mia bambina. Ciao, come va? Lascia che ti legga una fiaba.
Gwen prende un libro dallo scaffale, ma fa accidentalmente cadere una cassetta. Oh, è lei! Guarda, Miles! Sì, prendo il lettore. Guardiamola! Miles inserisce la cassetta nel videoregistratore. I momenti felici della vita di Gwen appaiono sullo schermo. Sei così carina! Che bella serata in famiglia! Uno smalto vuoto! E il Lalilù ne ha bisogno! Copri il tappo con la colla a caldo. Un bozzolo. Avvolgi il pezzo. Usa la lana cardata. Il nostro bozzolo è appeso all'albero. Che c'è dentro? La coppia sta guardando la TV. Mi piace questo film. Cos'è questo rumore? L'hai sentito anche tu? Sì, sembra provenire dalla soffitta. Puoi dare un'occhiata, tesoro? Perché devo andarci io? Vedi qualcosa? Questa soffitta polverosa e buia fa paura. Andiamo. Oh, cos'è? Wow, è un bozzolo. Come è arrivato qui? Ti avevo detto di pulire più spesso. Ok, lo tolgo. All'improvviso del fumo denso esce dal bozzolo. C'è una bambina lì dentro. Incredibile, è una bambina. Siamo genitori adesso? La coppia è incuriosita dalla loro nuova bambina. Usa il filo di ferro. Taglia il contenitore per alimenti. Copri tutto con la colla a caldo. Le ragnatele pendono ai lati. Aggiungi un materasso. Una culla da ragno. Che strana! La mamma è rimasta a prendersi cura della bambina. Sogni d'oro, piccola mia. Pronto? Rebecca, George? Certo, vi sto aspettando. Devo cucinare qualcosa. Oh, continuo a far cadere tutto. La mamma tornerà presto. Non è stata la decisione migliore. La bambina non sta ferma. Me ne sono andata per un secondo. Ci serve una culla. La bambina è già nella pentola. Ho trovato la culla. Tesoro, vieni qui. Lei ci salta dentro. La mamma può cucinare. La tavola è pronta. La piccola sta tranquilla nella culla ragno mentre la mamma si occupa delle faccende domestiche. Un supporto di plastica. Interessante. Prendi la sabbietta per i criceti, sassolini, ramoscelli, muschio verde. Riempi i livelli con i materiali. Chi avremo qui? Dei ragni! Benvenuti nella fattoria dei ragni! La scuola ospita una mostra di animali domestici. Vediamo! Oh, un'oca! Carina! Un cagnolino! Bravo! Una gabbia con gli uccellini. Questa è una tartaruga centenaria. Interessante! Dov'è Gwen? Vieni, ancora? Ha portato un'intera fattoria di ragni. Che strana sorpresa. Ah, ho paura dei ragni. Che animali insoliti. Bene, il premio va a Gwen per l'animale domestico più insolito. Sì, amo i ragni. Ops, dove sono andati? Oh no. Aiuto! Ragni, mettetevi in salvo! Sono ovunque! Ah, le cose mi sono sfuggite di mano. Trasformazione in Spider Girl! Venite da me! Ah, è magia! Solo dei superpoteri. Salto! Un altro salto! Ciao, ballerina! È il momento di cambiarsi. Delinea il modello. Cuci il cappuccio. Rimpicciolisci il cucchiaio. Ora abbiamo una maschera. Aggiungi un ragno. Crea un tutù. Un costume da ballerina particolare. Gwen lo adorerà. Gwen ama ballare. Guardate e ripetete.
Oh, che grazia! Tocca a me! Oh, devo fare più pratica. Oh, penso che sia qui. Ciao! Ciao, prima vestiti! Okay. Gwen ha cambiato il suo costume in un tutù. Hello. Guarda, è Spider-Girl! Sì, è lei! Stiamo imparando alcune nuove mosse. Guarda attentamente. Ripeti dopo di me. Cosa? Sta volando? Va tutto bene? Bene. Ora lo stretching. L'insegnante si è distratta. E Gwen ha ricominciato a volare. Sai farlo? Wow! Brava! Hai talento, piccola Gwen. Oggi siete state tutte bravissime. Piccola, sbrigati! È ora di cambiare look. Facciamo una tuta. Ed ecco la maglia. Cuci tutto. Vestibilità perfetta. Wow. Evochiamo un cappuccio. Cosa ne pensi? Oh, mi hai spaventato. Aggiungi copribraccia a ragnatela. Scarpe comode. Gwen è un adolescente adesso. Altre avventure in arrivo. Mi ha invitata a un appuntamento. Oh, sono così nervosa. È ora di mangiare. Un'arancia. Ops, sono in ritardo. Come sta? Cos'è un brufolo? Oh, devo nasconderlo. Mi trasformerò in Spider-Woman. Andiamo. È in ritardo? Oh, sono arrivata io in anticipo. Dov'è Gwen? Oh, scusa, non ti avevo riconosciuta. Un regalo. Oh, grazie. Perché sei in costume? Volevo impressionarti. Prepariamo i materiali. Raccogli le mosche. Ali lucenti. Occhi rossi. Riempi il barattolo di insetti. Una dieta nutriente per i ragni. Gwen sta riposando nella sua stanza. All'improvviso dalla fattoria dei ragni arrivano dei rumori. Oh, dovete essere affamati. Vi darò da mangiare. Un barattolo di cibo. Buon appetito! Ma il cibo è vivo! Le mosche sono arrivate per salvare la loro amica. Ora è libera! I ragni sono furiosi. Ops, scusate, è stato imbarazzante. Vi darò i miei dolcetti. Tessuto. Un nuovo look. Wow. Fai dei pantaloncini attillati. Oh, wow. Molto bene. Ora una tuta bianca. Non riesco a vedere niente. Hey. Oh, scusa. Ragnatele. Mettile il cappuccio. Scarpe stringate. Gwen è cresciuta. E con lei anche i suoi superpoteri. Una donna anziana è al parco a leggere il giornale. È bello e tranquillo. Oh. Un criminale sta aspettando la nonna. Afferra la sua borsa e scappa. Qualcuno mi ha derubata! Fermatelo! Oh no! Oh. Gwen sente delle urla. Cosa sta succedendo? Sono stata rapinata! Prendilo laggiù! Ci penso io. Il cattivo viene intrappolato nelle ragnatele. Ti sta bene. Oh, mia salvatrice. È il mio lavoro. Ciao. Cos'è successo? L'hai preso? Ok, andiamo in caserma. Prepara le stampe dei giornali. Piega a metà. Wow, delle foto di Spider-Woman in prima pagina! Quante stampe! Un'intera pila! L'intera città ha sentito la notizia del coraggio di Gwen. Ultime notizie! Leggete! Leggete tutto su Spider-Woman! Oh, interessante! Posso averne uno anch'io? Yes. Ce ne sono per tutti! Wow! La coppia discute ad alta voce della notizia. Adesso sono curiosa anch'io. Fammelo leggere. L'intera strada è sconvolta dalle novità. Tutti leggono le notizie.
nel ventunesimo secolo. Ciao! Ops! Guarda dove vai! Sono ancora a terra quando all'improvviso vi siete fatti male. Wow! Che cos'è? Sei tu! Ops! Devo scappare! Non mi troveranno dietro l'albero. Come posso attraversare la strada? Ehi, cespuglio, coprimi! Ti stai nascondendo? Strano. Oh, il cespuglio è caduto. Guardate, è la ragazza della copertina. Seguiamola. Dove sono andati tutti? Aspettatemi, vengo anch'io. Cosa stai pensando? È incredibile, un pancione. Coloriamolo. Non ci credo, Spider-Woman aspetta un bambino. Signorina, ho mangiato troppe ciambelle settimana scorsa e mi fa male lo stomaco. Aspetta, per favore, chiamo la dottoressa. Hello. Siediti sul lettino, vediamo cos'hai. Niente di che, ciambelle. Dobbiamo esaminare. Sembra che mi piacciono i dolci? Vedremo. Ma certo, stai per avere un bambino. Cosa? Non ci credo. Oh, my gosh. Oh, non sai mai come possono reagire le donne incinte.